Ciao a tutti, oggi facciamo un video per spiegare un pochino nel dettaglio come si fanno gli affondi. Abbiamo avuto diverse richieste sia da nostri clienti che da amici del tubo che ci chiedono come eseguire correttamente gli affondi, che sono veramente esercizi straordinari per tonificare i glutei e le gambe. Allora, vediamo intanto com'è proprio la posizione da tenere corretta per fare un affondo che non dia noie alle articolazioni, in particolare delle ginocchia. Allora, innanzitutto l'affondo bisogna posizionare le gambe in questo modo, con una gamba avanti, il piede avanti e il piede indietro, con il tallone bene sollevato e il ginocchio già leggermente piegato. In questo modo, tenendo l'addome già un pochino risucchiato, come dicono i nostri amici che fanno Pilates, possiamo scendere verticalmente, quindi perpendicolarmente rispetto al pavimento, tenendo bene le spalle aperte e il petto aperto, andando a caricare soprattutto i glutei in questo modo. Le cose da non fare nel fare gli affondi sono queste, ad esempio, ok? Il movimento in avanti, perché questo movimento intanto non è funzionale al lavoro sui muscoli che ci interessano e poi fa in modo intanto che andiamo a caricare l'articolazione del ginocchio e andiamo a stirare la gamba, diciamo, opposta, senza produrre un lavoro buono, tonificante. Quindi questa deve essere la posizione. Scendiamo verticalmente, teniamo l'addome e questa è la posizione corretta. Si sente subito il lavoro. Meglio fare meno ripetizioni e l'esercizio eseguirlo in maniera corretta piuttosto che fare tante ripetizioni veloci e farlo male. Come si possono fare gli affondi? In tantissimi modi. Si possono fare all'indietro, si possono fare in avanti, quindi si possono fare in questo modo. Oppure indietro. Si possono fare camminando lungo la stanza. Si possono fare con dei pesi, sempre nello stesso modo, e non ve li faccio vedere perché tanto sono uguali. Si possono fare usando uno scalino, uno step ad esempio, come questo. Sempre nella stessa posizione. Spalle aperte, petto aperto, punto di partenza con il tallone alto e una serie di angoli da 90 fatti con le articolazioni. Scendere sempre verticalmente. Si possono fare con il TRX in diversi modi, ad esempio facciamo quelli dietro, si possono usare, ancora più difficili questi, usando una panca o un punto d'appoggio. Questo è ancora più difficile perché dietro non abbiamo il sostegno del pavimento e bisogna ancora cercare di essere ancora più precisi
nello scendere verticalmente. Gli affondi sono esercizi veramente straordinari perché consentono, proprio perché per eseguirli si fa già abbastanza fatica, di tenere in controllo molti muscoli del corpo, soprattutto gli addominali, prima ancora che il lavoro che deve essere fatto sul gluteo, sulle gambe. Quindi, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i nostri video, continuate a seguirci, linkateci, cliccateci, condivideteci sui vostri profili di social network. Se volete vedere degli affondi all'interno di workout, andate a cliccare su questa immagine, dove potete vederli contestualizzate all'interno di una routine di esercizi. E per il resto continuate a seguirci e dateci suggerimenti riguardo ad altri video e altre cose che vi piacerebbe vedere da noi. Grazie, buon allenamento e alla prossima!